Pamela Ferlin, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando, e che piacere essere in così buona compagnia. È così, in compagnia di questa storia pubblicata da PM, scritta da Pamela Ferlin, in Questa notte afghana. Due ragazze con un sogno, un paese diviso e tradito, la lotta impari per far sentire la propria voce. Pamela Ferlin, leggo nel risvolto di copertina, nata a Padova, dove si è laureata in sociologia, collabora col Corriere della Sera, racconta per mestiere le storie dell'azienda e per passione le vite degli altri. Ora, mi piace questa cosa, racconta per mestiere le storie dell'azienda e per passione le vite degli altri. Andiamo a parlare della prima, del raccontare le storie dell'azienda. Com'è raccontare le storie delle aziende oggi con i valori che sono così fluidi anche loro stessi? Ma in verità la nostra terra, intendo l'Italia, è ricca di esperienze e ancora di testimonianze di aziende molto familiari, storiche, con una forte identità e con molte cose da raccontare, in realtà ancora permeate di grandissimi valori. Mi riferisco soprattutto alle aziende che conosco, che sono per lo più nel nord-est e in generale nel nord Italia, ma ne conosco moltissime anche in tutto il territorio. Noi siamo fortemente caratterizzati dall'imprenditorialità, dal capitalismo familiare, per cui laddove c'è un capostipite o comunque un'azienda ereditata o comunque una tematica aziendale, un core business, cui si senta di appartenere, tanto gli imprenditori quanto spesso la dirigenza e i dipendenti sanno sviluppare un contesto di significato molto interessante. Spesso si tratta di narrazioni, di monografie aziendali nelle quali tante ore di intervista vengono impiegate e prodotte, per cui si imparano anche le persone, si imparano gli uomini oltre che i prodotti e le storie delle aziende. Perciò diciamo che il training è stato forte, ci sono stati momenti di grande intimità anche con le persone con cui ho realizzato tante monografie aziendali, per cui mi hanno in qualche modo forgiata alla capacità di entrare in empatia con l'altro, quindi a spogliarmi della mia personale identità e a capire l'altro, possedendo le sue idee, ma anche il suo linguaggio e anche la sua cifra. Per cui credo di essere arrivata a raccontare la storia di Sima e Azizza, che sono le due protagoniste del mio romanzo, anche grazie a questa esperienza che mi porto addosso. Sì, perché è un'esperienza che racconta la vita degli altri, perché in qualche modo sì. Pamela Ferlin in questo romanzo ci racconta per l'appunto le due vite di queste straordinarie ragazze. Leggo in copertina una cosa su cui vorrei soffermarmi. Prima ho letto due ragazze con un sogno, un paese diviso e tradito, la lotta impari per far sentire la propria voce. Però io vorrei restare su un aggettivo, Pamela Ferlin. Un paese diviso va bene, ma è anche tradito. Ora, quanto l'essere stato tradito, l'Afghanistan, poi ne porta delle conseguenze, perché tanta attenzione internazionale per poi essere tradito. E qui la storia non la possiamo cambiare, perché sta tutta in questo aggettivo. Ahimè, è proprio così. E tra virgolette, non sono Nostradamus, ma lo sapevo, come lo sapevi tu, come lo sapevano tutti quelli che di comunicazione si occupano. Un evento mediatico di tale clamore è stato molto seguito, molto importante, in una fase iniziale, e poi è la legge della comunicazione, è stato sostituito da qualcosa di più nuovo, più attuale, più urgente. Per cui dopo che tutti non si parlava d'altro che di Afghanistan, tutti ci si è dimenticati dell'Afghanistan. Lo sapevamo, lo sospettavo, lo temevo, per cui la vicenda che ho raccontato nei giorni caldi della presa di Kabul, ricordiamolo, era l'agosto del 2021, che ho raccontato sul Corriere della Sera giornalmente, è diventata un romanzo esattamente per il motivo di cui stiamo parlando ora. Io per farlo perdurare in un tempo più lungo
nelle coscienze, nelle teste, nelle bocche, nei salotti, nelle aule, insomma, tra di noi. Lo chiedo a Pamela Ferlin, giornalista. Quello che ci hai illustrato così chiaramente nei confronti della situazione afghana, non è che lo stiamo vivendo in maniera molto più lunga nel tempo per quanto riguarda la guerra russa-ucraina? Con la differenza che la guerra, me la sono fatta anch'io questa domanda naturalmente, che la guerra è in territorio europeo, per cui ci è fisicamente più vicina, è più cogente, la sentiamo più forte, per cui probabilmente da un lato ci stancheremo di più, ci stancheremo prima perché noi paghiamo delle conseguenze oggettivamente impegnative, importanti rispetto al nostro coinvolgimento in questo conflitto, e dall'altro, essendo così vicino, probabilmente ne parleremo ancora, anche perché noi abbiamo molti profughi, molti interessi, le aziende hanno molti scambi con l'Ucraina più che con l'Afghanistan. Per cui l'Afghanistan, essendo così lontano, è stato anche più facilmente rimovibile, diciamo. Per ricordare a me stessa che un giorno distruggerò questa gabbia e volerò via dalla solitudine e canterò con la mia malinconia. Io non sono come un debole pioppo che si piega al vento. Io sono una donna afghana e questo è il mio lamento. È il lamento di questa giovane donna, Nadia Anyuman. Una donna che ha visto coi suoi occhi la morte e ha visto la violenza. Chi era Nadia? Nadia era una poetessa. Mi sono presa la libertà di citarla in esergo, perché questa poesia che hai recitato, peraltro, scusami, ma mi hai commosso. Complimenti. Mi sembrava che davvero racchiudesse tutti i sentimenti che in quel momento le donne afghane con cui io ho scambiato tantissima corrispondenza e tantissima emotività, erano tutti i sentimenti che loro provavano. Non siamo tutti uguali, ovviamente, così come la reazione di tutte le donne afghane non è stata la stessa. Chi ha avuto più coraggio è scesa in piazza ed è stata picchiata, chi ha avuto più paura si è nascosta, chi ha ceduto al sopruso e alla violenza è diventata l'oggetto di una società maschilista, e chi ancora è lì che spera, e ce ne sono, chiede e bussa alle porte dell'Occidente e chiede di essere ascoltata, chiede di essere salvata, chiede di poter saltare la frontiera. La cosa non è facile, ovviamente, io sono ancora in contatto con le mie ragazze afghane. Non è facile venire in Italia, perché sebbene abbiano vinto borse di studio all'università, i talebani non rilasciano visti per l'espatrio. E non è neanche banale avere un passaporto, è una conquista molto costosa. E non avendo i visti, l'unico modo che hanno per scappare è recarsi alla frontiera con l'Iran. Da lì, una volta raggiunta, peraltro non facilissimo, perché comunque è vero che in questo momento storico, ed è paradossale quello che sto per dire, l'Afghanistan non è mai stato così pacificato come oggi, perché non essendoci più il nemico interno, i talebani fanno molto meno guerra tra loro, anche se sono fazioni diverse, anche se i talebani non sono tutti la stessa cosa, ma certamente la guerra di prima non c'era. Banalmente, negli ospedali non ci sono più feriti d'arma da fuoco tanti quanti ce n'erano prima. Quindi, in un certo senso, pare brutto dirlo, ma stanno meglio di quando c'era la guerra. Certo, poi il prezzo da pagare è la mancanza di libertà, innanzitutto per le donne, ma non solo per le donne. Ricordiamocelo, la Sharia è la Sharia, e l'interpretazione severa e arcaica e oltranzista dell'Islam è qualcosa che non sta bene a tutti i musulmani, non sono tutti d'accordo, però di fronte alla consuetudine di morire per un attentato, per un'esplosione, per un attacco armato, forse qualcuno preferisce salvarsi la pelle, per cui in qualche modo in questo momento c'è anche quasi una quiescenza,
una situazione di violenza subita, ma tutto sommato patita con rassegnazione. E si può ben comprendere perché la rassegnazione sì. Sotto una dittatura. Riandiamo a quello che a quella data che hai citato in apertura di conversazione, ovvero il 15 agosto di 2 anni fa. Arrivano i talebani e non si crea un sogno, il sogno si distrugge, soprattutto per Sima ed Aziza. Sì, perché queste ragazze, che sono vere, perché è tutto vero in questo libro, è non solo tratto da una storia vera, ma è vera l'esperienza, sono veri i nomi, sono vere le persone, sono veri i personaggi ed è vera la passione. Sima e Aziza erano due giovani ragazze a Zara. Voi sapete che la situazione etnica e geografica in Afghanistan è molto complessa, come spesso in certe parti del mondo, per cui ci sono diverse etnie, ci sono i Pashtuni, i Tagiki e appunto gli Hazara. Gli Hazara, rispetto a tutti gli altri, hanno un grandissimo, tra virgolette, problema. Sono sciiti, mentre il resto della popolazione afghana è sunnita, per cui sono il primo nemico. C'è più di 100 anni perseguitati, torturati, dimezzati in numero di presenze in Afghanistan, hanno sempre abitato la provincia di Bamiyan. Sono molto poveri e quindi Hazara, sciiti, poveri e di Bamiyan, noi con Argosha Faraway Schools, che è l'associazione con la quale collaboro da più di 10 anni, abbiamo negli ultimi 20 anni aperto una ventina di scuole. Scuole per le bambine innanzitutto, ma anche per i bambini, perché comunque non si fa segregazione. Queste ragazzine, Sima e Aziza, erano le più meritevoli, tra le più meritevoli, che arrivate a compiere tutti gli studi superiori, si erano meritati la borsa di studio per l'Università di Kabul. E si trovavano a Kabul, ciascuna col suo sogno in tasca. Una voleva diventare da donna di legge, che studiava giurisprudenza, e l'altra voleva semplicemente diventare una manager e studiava computer science. Ecco, a queste ragazze abbiamo fatto credere che si può autodeterminarsi, che si può studiare, che si può, sebbene si sia donne, avere un sogno e un disegno per la propria vita che non è solo quello che ha stabilito il tuo nucleo familiare, il tuo clan, tuo padre, in sostanza. E non è stato facile credere a questo, perché non è che la storia si fa con il passaggio di una spugna e si cambia colore. È stato graduale, è stato faticoso, perché è stato, come dire, un parto anche per queste giovani donne, per le loro famiglie, credere in un modo diverso, in un mondo, scusami, diverso. Eppure lo hanno fatto, si sono affidate a questo Occidente che per certuni, non per tutti, è sembrato salvifico. E poi di punto in bianco, sai che c'è, ciao, abbiamo scherzato, non è vero più niente, adesso non puoi studiare, non puoi ascoltare la musica, non puoi più mettere il tuo bel velo colorato, devi mettere un burka, non puoi più uscire di casa per andare all'università, devi uscire con un uomo della tua famiglia che ti controlli. Tutto questo per non dire che non puoi fare sport, che non puoi andare dal parrucchiere, che non puoi, non puoi, non puoi. È stato ben più che un tradimento, è stato un omicidio. Eh sì, perché in questo diario afghano che Pamela Ferlin ci propone, questo sì, è un romanzo. Però quanto conta, Pamela Ferlin, la struttura narrativa del romanzo? Per me non è entrare nella storia da una porta di servizio, no? Senza nulla togliere ovviamente all'attività che tu già fai, cioè quella di essere giornalista, raccontare le cose da un punto di vista della quotidianità. Qui invece c'è un romanzo, per cui sembra tutto, sembra tutto una finzione, ma è una finzione che si aggancia alla realtà, perché la realtà sicuramente è ancora peggio di quanto tu racconti. Ahimè, lo è veramente. Per aiutarmi, diciamo, dal punto di vista tecnico, narrativo, ho optato per una scelta duplice, c'è un doppio registro. Quando la storia si sviluppa in Occidente, quando si racconta la vita di questa giornalista italiana in Occidente, parla in prima persona la protagonista. Quando invece ci spostiamo in Afghanistan, quindi più o meno sono
capitoli alternati. Allora c'è un terzo onnisciente che vede tutto, ovviamente, e che ci consente di capire quello che succede dietro, di sapere, di spiegare, di fantasticare, perché ovviamente io, così come nessuno in quei giorni, non ero presente in Afghanistan. Perciò c'è stato bisogno di una strategia narrativa. Questo doppio binario consente, da una parte, credo, spero, non lo so, era nelle mie intenzioni, l'identificazione di un lettore occidentale nella partecipazione emotiva a questa vita. Dall'altra, invece, meno partecipazione, ma più coinvolgimento anche emotivo e anche così un po' della suspense, perché poi dopo detto il romanzo succedono delle cose, non è solo la narrazione dell'attualità trasposta in romanzo, ma succedono degli eventi, delle cose anche molto inattese. Peraltro c'è la vicenda importantissima di un protagonista maschile che è un giornalista, che anche questa è una storia vera. Devo riconoscere alla categoria dei giornalisti italiani in quei mesi, in quei momenti, una forte partecipazione, perché non appena io ho semplicemente annunciato e avvisato che c'era questo signore, un signore vero, un giovane giornalista, giovane perché gli afghani sono tutti giovani, consideriamo che sono 40 milioni, sono diventati 40 milioni da 20 solo nel giro di 20 anni, per cui la popolazione ha un'età media bassissima, i giovani occupano posizioni di potere, non come da noi. Quindi questo giovane giornalista era l'anchorman della radio televisione afghana, cioè come la RAI, esattamente come la RAI, che è stato spodestato dalla sua scrivania e dalla sua telecamera quando iniziava a dire il TG la notte del 1° di agosto dai talebani, del 15, scusatemi, di agosto dai talebani. Insomma, su questo signore c'era una taglia. Ci ha contattati noi in Italia, me, cioè diciamo il Corriere passando attraverso di me, e qualcosa abbiamo fatto per cui è finito nelle liste dell'intelligence americana e qualcuno è riuscito ad aiutarlo. Ecco, per questo devo dire, i giornali qualcosa di buono ancora lo fanno. Ma certo, non servono hai solo voglia per incartare il pesce. Come ecco, succedeva un tempo. E avercene di carta da incartare il pesce, perché voleva dire a quel tempo che i giornali erano molto, molto comprati e anche letti. Sì. Allora, sì. Pamela Ferling, vedo qui una sottolineatura tra le tante in questo romanzo. Io, ahimè, sono un sottolineatore. E vorrei toccare questo tema, che è un tema importante che non possiamo non tralasciare per queste giovani ragazze. In Afghanistan, leggo, anche il concetto di felicità, così come lo intendiamo noi, non esiste. Che cos'era la felicità per queste ragazze? Allora, io scusami, ma devo regalare un istante di intimità fra me e te, grazie, devo dirti grazie, perché non potevo immaginare che avresti preso proprio questo tema, che è una cosa per me preziosissima, che mi sta molto a cuore, grazie per avermelo chiesto. Succede questo, nei tempi precedenti rispetto alla storia di cui parliamo, mi era capitato di parlare con una madre afghana, perché quando aprivamo le scuole in Afghanistan, ancora a Ragoscia e così via, e questa signora le chiesi, ma sei felice di essere, cioè sei contenta, scusami, di aver partecipato, di aver contribuito alla felicità di tua figlia, ora che riuscirà a studiare, sarà una donna felice? E lei mi guardò con un'aria un po' attonita, sempre gentile, sempre remissiva, sempre composta, ma come a non capire bene quello che stavo dicendo, perché l'idea di essere felici nel senso americano, ogni cittadino ha diritto alla conquista e alla ricerca della propria felicità, non esiste in questa cultura. La felicità è fare una vita pulita, ordinata, seguendo i dettami della tradizione, senza offendere Dio, e in seno alla propria famiglia. Questa è l'idea di felicità massima che può esprimere tanto un afghano quanto una mamma per una figlia afghana. E mi ha stupito veramente questa cosa, cioè mi ha fatto capire quanto distanti siamo
come culture. Se mi hai permesso, ho ancora un minuto? Certo. Ah, se mi hai permesso, racconto un altro piccolo episodio che farà capire meglio quello che sto dicendo. Mentre chattavo con Sima, perché per lo più le nostre conversazioni sono state attraverso Messenger in inglese, mi sembrava una cosa normale. A 21 anni, a una ragazza tanto carina, perché comunque ho tutte le sue foto, io la conosco, tra virgolette, e le ho chiesto, are you engaged? Ok, e lei non mi risponde. Non mi sembrava strano né villano chiedere a una 21enne se era fidanzata. È una domanda rischiosa. E in effetti non ero stata così avveduta. Procedo nella conversazione e, non lo so, una decina di messaggi dopo, ancora le chiedo, ma ti avevo chiesto, sì, ma sei fidanzata? Tace, non risponde. Ok, mi accorgo di aver pestato un tema che scotta. L'indomani, però, in un momento di più fluida conversazione, ancora le ho chiesto, sì, ma scusa, ieri ti ho chiesto se eri fidanzata. Mi sono accorta che non mi hai risposto. Ho sbagliato la domanda? E lei, che ancora non era riuscita ad andare così a fondo, perché non sono sfacciate, non sono coraggiose, nel senso sfrontate, non volevo dire coraggiose, ma sfrontate. E allora mi ha detto, sì, mi sposerò quando mio padre troverà l'uomo giusto per me. Ora, la dice lunga, stiamo parlando di una ragazzina colta, molto al di sopra della media, molto più di qualunque sua coetanea, quasi laureata perché le mancavano un semestre alla laurea, che conversa amabilmente, normalmente con una donna occidentale. Quindi stiamo parlando di una ragazza, di una persona molto evoluta, tra virgolette, dal nostro punto di vista. Eppure, nonostante questo, non esiste come ovvio, come scontato, il concetto di sposarsi con chi si vuole, per amore, se si vuole, quando si vuole. Mi aggrappo alla... È difficile. Sì, è una situazione che bisogna semplicemente conoscere, e è l'impegno nostro, l'impegno civile è anche quello di compiere, come diciamo noi nel nostro piccolo posto delle parole, quel gesto che noi chiamiamo rivoluzionario. Prendere in mano un libro, in questo caso In questa notte afghana, abbassare lo sguardo e cominciare a leggere. E credo che sia un'azione molto importante, arrivare a queste parole. Mi aggrappo all'attesa e alla speranza che il mondo non ci dimentichi e non ci abbandoni. Già leggere un romanzo che racconta di questa storia è un modo per non dimenticare, un modo per dire io ci sono. In questa notte afghana è il romanzo pubblicato da PM, il romanzo di Pamela Ferlin che abbiamo incontrato qui nel posto delle parole, ma prima di salutarci, Pamela, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? La verità è che sto cercando di trovare spazio fisico per leggere e ho Carrer sul comodino con la sua copertina rosso fuoco che mi aspetta da prima dell'estate. Sì, Emmanuel Carrer. U13. Sì. È sempre V13, cronaca giudiziaria, tutti i libri di Carrer, lo ricordo, pubblicati da Adelphi. Intanto grazie davvero, sì. Pamela Ferlin, e buon lavoro. Grazie infinite a te e a tutti coloro che ci hanno ascoltati finora. Grazie ancora.